Conquistare una città, la fiducia di una società e di una tifoseria in 452 giorni da manuale per Ciro Polito non è andata esattamente così tra il direttore sportivo classe 79 e il Bari, ma il rapporto fiduciario stabilito tra le parti spinge a pensarlo. Un asse solidissimo passato per una promozione in B e rinnovato con una firma, quella posta dal dirigente sul prolungamento del contratto con il club. Nuova scadenza 2024 con opzione di estensione automatica in caso di playoff fino al 2025. Io voglio una squadra che è il mio DNA, l'ho detto a tutti quelli che prendo, se vedo che non hanno il mio DNA vanno fuori. Gente che ha voglia di scoppiare il pallone su ogni situazione, questa è la verità. E quindi per adesso sono pienamente soddisfatto. È normale che in ogni cosa uno vuole sempre migliorarsi. Nella prima stagione a Bari, Polito aveva archiviato il mercato con 40 movimenti tra entrate e uscite. Anche in B lo schema si è ripetuto, 14 arrivi e 12 addii, con scommesse interessanti come il difensore sloveno Zuzek e l'attaccante francese Schindler, acquisto più costoso dell'era De Laurentiis in biancorosso. Io ho inseguito, comunque voi sapete, un giocatore che poi alla fine è rimasto al Monza, era un obiettivo mio primario. Però comunque perché avevo questa alternativa che non era un'alternativa, essendo un giocatore straniero, lo devi integrare nel campionato, erano caratteristiche completamente diverse. Lì andavamo su un usato sicuro, qui andiamo su una, non una scommessa, ma un investimento, che da un lato fai un investimento per il cartellino, ma dall'altro ha un guadagno, comunque un budget che rientra un po' nei miei canoni. Il rinnovo del contratto come attestato di fiducia stipulato con una stretta di mano prima del ritiro e ufficializzato dopo 4 turni di campionato. Sento sempre che qualcosa manca. È normale che abbiamo ancora 3 giocatori fuori lista. Abbiamo una rosa satura che sono 18 over, lo sappiamo tutti. A volte gente mi dice: ma arriva un altro terzino. Non può arrivare un altro terzino se non arriva un under. Ok? Ma io prendere, per me non ha senso. Tanto orgoglio quando si parla di Walid Khedira, assegno già 8 volte in stagione e in odore di convocazione con la nazionale del Marocco. Sono venuti già a Verona, sono venuti a Parma, c'è uno scout loro che sta qua in Italia e poi è arrivata la convocazione, questa preconvocazione. Quindi probabilmente, ma con una percentuale altissima, lui andrà a fare le 2 amichevoli a Bari. Mi viene da ridere perché a Barcellona contro Cile e Paraguay è comunque una bellissima soddisfazione anche per il Bari. Sappiamo che il Marocco, buon per loro, non per noi che l'Italia, va ai mondiali. E quindi anche per questo io ho preferito portare un attaccante in più, non si sa mai. A proposito di attacco, emerge anche un retroscena sulle ultime ore di trattative da parte del Bari e riguarda Eddie Salcedo, classe 2001, arrivato in prestito con diritto di riscatto dall'Inter. Alle ore 17, nel momento in cui l'accordo era chiuso, ma doveva solo firmare, ha chiamato Ronaldo il fenomeno al ragazzo per portarlo al club di Spagna in Liga. Ronaldo ha chiamato l'Inter ha chiamato il ragazzo, ha detto: scegli tu, e lui ha detto: vado al Bari.